Io sono Pippi Adomenico e sono un ex dipendente comunale. Ho fatto 37 anni di comune, poi sono andato in pensione e mi sono dedicato alla mia passione. La mia passione è questa qua, di fare le cose in miniatura. E questa è una passione che io mi porto da quando ero piccolo. Ho fatto il castello aragonese tutto in pietra e cemento. Dopo del castello che gli ho messo 9 mesi, allora la mia passione è la cattolica di stilo. Però c'è un altro tipo di lavoro sulla cattolica di stilo, è tutto argilla. Qui invece il lavoro è più complicato, io ho messo un anno per farla. Poi invece ho visto a Bagnara che c'era una torre. La torre Ruggero, che lì di là controllano tutto il mare. Questa è fatta sempre in pietra e cemento, come l'originale. Poi ci siamo buttati nel dolce, nella cosa più golosa che può esistere. Che cos'è? Il chiosco di Cesare, che questo anche ha una storia, è quasi un centenario. Dietro il banco che ci sono i gelati, il cassiere, tutto. E allora ho realizzato anche Cesare per la chiusura di questi lavori. Su queste cose, se non hai la pazienza e la passione per fare queste cose, uno trova tanta difficoltà. Se noi un domani abbiamo la possibilità di fare la Calabria in miniatura, con questo sistema, non col sistema che abbiamo visto, ma l'Italia in miniatura è bella, bellissima, non disprezzo io quella, però quella è fatta tutto di plastica. Oh, questo invece no, fatto a mano, tutto pietra e cemento. Quando le persone vengono, non vengono soltanto per i bronzi, ma hanno da vedere la Calabria in miniatura e poi altre mostre da vedere, i bronzi. Il turista viene a Reggio per vedere, per stare, per mangiare e per portare anche soldi, perché no? Lo fanno dappertutto, perché noi no?